Buongiorno a tutti e bentornati all'appuntamento quotidiano con Mattina CISL. Oggi parliamo di ambiente e di energia e lo facciamo con i nostri ospiti in studio che saluto e presento: Carlo Meazzi, il segretario nazionale della FLAE CISL, buongiorno. Buongiorno. Luca Cittadin, responsabile delle risorse umane Sogin, buongiorno anche a lei. E Buongiorno. Stefano Giudici, responsabile delle relazioni industriali della Edison. Grazie per Buongiorno. aver accolto il nostro invito. Allora, Miazzi, partirei subito da lei. In campo energetico, cosa c'è in programma per rispondere alla crisi per quanto riguarda investimenti ed occupazione? E in questo momento la crisi del settore è ai punti più alti. È la prima volta che in Italia, dal punto di vista energetico, andiamo a chiudere degli impianti termoelettrici di notevole dimensione, quindi abbiamo un forte impatto occupazionale e quindi la ricerca della ricollocazione di questo personale. Oggi abbiamo due aziende che sono le uniche che hanno una diversificazione nel nostro settore. Edison, che è riuscita a, pur avendo fermo la parte produttiva, ha riciclato moltissimo negli investimenti negli idrocarburi. E la Sogin, che è una delle società che potrebbe fare un enorme investimento sul deposito, sulla quale noi contiamo moltissimo di poter avviare una fase di tutela da una parte dell'occupazione e dall'altra del rilancio dell'occupazione. Sono stati siglati degli importanti accordi tra la FLAE e le altre federazioni di categoria di CGIL, UIL, Sogin ed Edison. Ci volete illustrare questo piano, queste importanti intese? Partiamo da Edison. Sì, Edison, proprio riallacciandomi anche a quello che ha appena detto Carlo Meazzi, sta gestendo come le principali compagnie del settore energetico italiano piani di riorganizzazione e di riqualificazione del personale. Non più tardi di un anno fa, nell'ottobre del 2012, abbiamo siglato un importante accordo per far fronte a questa situazione particolarmente inusuale per il settore, in particolare quello elettrico italiano, cioè una situazione di overcapacity a fronte quindi di una domanda elettrica sempre più in calo e dall'altra anche l'incentivazione, ahimè, verrebbe da dire, eccessivamente onerosa e comunque quasi selvaggia delle fonti rinnovabili, in particolare del fotovoltaico. Non che le fonti rinnovabili non vadano sviluppate, ovviamente, ma forse con un criterio un pochino diverso rispetto a quello che sta costando agli italiani in maniera diretta e indiretta. Come le altre compagnie, quindi come le altre società, abbiamo sottoscritto un accordo, in una logica, un accordo generale che riguarda queste società, queste centrali che vengono messe in stato di conservazione, in attesa un pochino di tempi migliori. Le caratteristiche di questo accordo generale sono innanzitutto una logica di concertazione con le organizzazioni sindacali, una logica anche unitaria, e dall'altra un grande sforzo, un grande impegno con risorse collegate per riqualificare e riallocare anche da un punto di vista geografico queste risorse che sono in queste centrali un po' sparse per tutto il territorio nazionale. Si dice che in Italia si investa poco. Per quanto riguarda il settore energetico, stanno veramente così le cose? Preferiamo più andare all'estero che rimanere qui nel nostro paese? No, direi di no. Se guardiamo un pochino anche Edison, le cose non stanno proprio così. Certo, il settore elettrico, in particolare la power generation, in questo momento soffre. Edison è un gruppo integrato da un anno a questa parte, interamente controllato da Électricité de France, EDF, ma è un gruppo anche impegnato nel settore idrocarburi. Qui si aprirebbero tanti altri discorsi, ma le disponibilità a investire ci sono tutte, anche in Italia, nel bacino del Mediterraneo, perché Edison è a tutti gli effetti considerata da EDF la sua platform gas nel Mediterraneo. Certo, le risorse ci sono, occorre poi che si riesca a trovare la quadra tra la volontà delle imprese e il sistema regolatorio. Di cui sarebbe, cioè, potremmo rimanere a parlare fino a questa notte per le difficoltà che ci sono. Questo è un pochino il quadro per Edison.
Quali sono le difficoltà, appunto, che anche Sogine deve affrontare in questo periodo di crisi? Ma noi abbiamo un po' siamo un po' in una posizione un po' particolare, perché stiamo a metà strada fra il settore energetico e il settore delle bonifiche ambientali e il settore ambientale, proprio in controtendenza rispetto al trend del settore energetico, in cui il calo della domanda ha un attimino frenato gli investimenti e ha determinato anche delle crisi occupazionali. Noi siamo in un momento di investimenti, di espansione, perché ovviamente ci occupiamo di bonifiche di impianti nucleari e di gestione dei rifiuti radioattivi che provengono sia dallo smantellamento degli impianti, ma anche dalle altre attività industriali, sanitarie, della ricerca che generano rifiuti radioattivi. Siamo in un momento di investimenti crescenti, perché è interesse generale del Paese velocizzare i tempi di smantellamento, e nello stesso tempo abbiamo anche l'obbligo anche di valorizzare queste competenze che noi per primi, avendo intrapreso dopo il referendum di Cernobbio la strada del decommissioning, adesso stiamo ai primi posti a livello europeo proprio nel campo dello smantellamento. Stiamo investendo, abbiamo un piano industriale che registra un incremento di organico dovuto al progressivo incremento dei volumi di attività. E ovviamente nel momento in cui le comunità territoriali, in questo caso anche le istituzioni, ci hanno chiamato, le parti sociali ci hanno chiamato di valutare se è possibile in un territorio che è stato per decenni un distretto di energia fra i più rilevanti a livello nazionale, se c'erano delle possibilità di valutare dei profili professionali che Edison stava un attimino gestendo con i classici strumenti di ammortizzatori sociali potranno essere impiegati come per soddisfare il proprio fabbisogno. Noi abbiamo accettato la proposta delle istituzioni, ci siamo seduti a un tavolo, abbiamo esaminato insieme anche alle parti sociali quali erano le complessità, perché generalmente abbiamo comunque un interesse ad avere un'immissione di risorse a un costo competitivo di mercato, quindi siamo arrivati proprio ad arrivare a un accordo che ha unito la necessità di salvaguardia dell'occupazione, la necessità di avere il costo anche dei periodi iniziali di ingresso allineato con il costo di ingresso di altre risorse, e soprattutto anche la provincia ha partecipato anche a questo progetto anche di riqualificazione in termini di risorse, e quindi abbiamo anche messo in piedi un programma formativo non indifferente, circa 3 mesi di formazione a tempo pieno, che permetterà al termine di questo ciclo di riqualificare queste risorse e operare nelle attività di bonifica degli impianti nucleari. Quindi da voi la crisi non si sente? Noi non stiamo, il nostro settore non è in questo momento, sia in Italia che nel resto d'Europa, in crisi, è un settore in sviluppo. Per fortuna. E nei prossimi anni lo sviluppo sarà sempre più impetuoso. Ovviamente non dobbiamo essere impreparati, perché abbiamo tutti competenze molto particolari, e quindi abbiamo la necessità di investire molto nella formazione e nella qualificazione del personale. L'avete detto tutti e tre, praticamente sottolineato più volte l'importanza di questo connubio tra ambiente ed energia. Lo stesso vicepresidente della Commissione dell'Unione Europea, Antonio Tajani, lo aveva sottolineato in una nota rilasciata alla stampa, che serve per l'appunto un matrimonio di interesse tra l'industria e l'ambiente. Vi sentite di commentare questo flash d'agenzia? Dell'importanza appunto dell'interazione tra due settori così importanti quali risultano essere ambiente ed industria. Partiamo dalla FLAEI. Ma, diciamo, al di fuori di definirlo matrimonio, diciamo che serve un forte dialogo e soprattutto servono delle decisioni e la volontà di risolvere i problemi, perché se rimangono lì si incancreniscono. La capacità di trovare delle intese con le industrie è fatta da uomini, non vi è solo un elemento economico, e soprattutto uomini che vogliono difendere l'industria italiana, sapendo che da lì c'è anche il benessere dei lavoratori. Partendo da questo principio, l'accordo cerca di mettere insieme queste esigenze, senza prevaricare da parte di nessuno. Quello che è avvenuto qui è un esempio, forse piccolo, forse difficilmente replicabile da altre parti, ma secondo noi la strada è quella, cioè quella di trovare delle intese in cui
come ha sottolineato prima Luca Cittadini, le amministrazioni sappiano mettere una parte, in questo caso la formazione, il costo della riqualificazione, e le imprese che si mettono a disposizione non solo a un risparmio secco, ma anche a comprendere che il territorio va valorizzato, perché le società energetiche, elettriche, hanno una presenza sul territorio enorme, ma non solo enorme come dimensione, ma proprio del tempo. Cioè, le due società che sono qui presenti, Edison in modo, Edison è la società che ha fondato il settore elettrico in Italia, quindi è presente in Italia da un secolo, si può dire ormai. Festeggiamo i 130 anni quest'anno. Quindi queste società sono presenti, sono parte integrante della società, non sono un corpo estraneo, e quindi noi dobbiamo trovare questa intesa. L'ha detto, festeggiate i 130 anni quest'anno, come vi state preparando a questo importante evento, a questi festeggiamenti? Beh, ci stiamo preparando con diverse iniziative che ovviamente la direzione comunicazione insieme alle principali direzioni sta organizzando, certamente. Io mi permetto di commentare un po' facendo due osservazioni. La domanda di prima, industria, ambiente, è chiaro che per aziende di tutto rispetto, come pensiamo di essere, come sono anche i grandi big player in Italia, queste due parole si coniugano da sempre, basta banalmente osservare tutti i temi legati, come sono affrontati i temi legati alla corporate social responsibility, basta osservare dal nostro sito, dalle nostre pubblicazioni, il bilancio di sostenibilità e si vede quali sono effettivamente le azioni per mettere insieme queste due parole che forse nei decenni scorsi non andavano molto Infatti. D'accordo, non si coniugavano. L'altra osservazione è legata al tema di prima. Io ho fatto un ragionamento più generale sull'accordo che abbiamo siglato con le parti sociali. Volevo commentare rapidissimamente un pochino da vicino questa intesa, aggiungendo soltanto questa cosa. Nel contesto di un dialogo sociale intenso su problemi reali di organizzazioni, abbiamo trovato una strada molto piccola, se volete, però virtuosa, molto locale, non stiamo parlando di tante unità, ma dove tutti gli attori in gioco hanno fatto positivamente la loro parte. Penso alle organizzazioni sindacali in primis, ovviamente le due società che hanno saputo mettere insieme le loro reciproche esigenze e anche la parte pubblica tanto vituperata, ma devo dire che nel caso di Piacenza ha avuto un ruolo attivo, ha messo a disposizione delle risorse in maniera molto intelligente e mirata per riqualificare le persone. Quindi in questo caso il dialogo vero sul territorio, sullo specifico problema del territorio, ha sicuramente funzionato. Ci piacerebbe molto, come diceva anche Carlo Meazzi prima, replicare questo tipo di intesa, sia pure di piccole dimensioni, anche in altre realtà che sono oggetto in questo momento di momenti difficili, perché credo che l'osmosi tra settori con qualche difficoltà e altri e nuove professionalità che ci sono sul territorio, incontro di queste due esigenze, secondo me si possono replicare con l'attenzione proprio un pochino, se volete, al micro, con risultati positivi che fin qui stiamo realizzando. Avete raggiunto. Sì. Quindi mi sembra di capire che bisogna oggi più che mai puntare su formazione e riqualificazione del personale. Secondo noi è indispensabile, anche e soprattutto per queste nuove professioni nel campo anche della gestione dei rifiuti radioattivi, della bonifica, sono mestieri in cui anche la formazione scolastica, ancorché di livello, quella universitaria da sola non riescono a formare completamente. Quindi occhio anche all'apprendistato. Un occhio all'apprendistato, noi siamo grandi, diciamo, utenti dello strumento contratto di apprendistato e soprattutto abbiamo un investimento in formazione molto pesante. Quello che è avvenuto a Piacenza, grazie alla partecipazione della provincia, ma anche poi del comune di Piacenza e del comune di Forenzuola, di
di investire su questa iniziativa formativa integrata per poter valorizzare anche un altro asset importante in questo campo, la nostra scuola di formazione di Piacenza, che è una scuola di formazione unica nel panorama italiano, proprio nel campo della radioprotezione, della popolazione dell'ambiente, della tutela ambientale e della sicurezza. Quindi si è creato proprio uno spirito proprio di distretto industriale in cui tutti gli attori hanno partecipato per riqualificare le persone per poter sviluppare questo mercato e approfittare di questo mercato in espansione. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, Carlo Meazzi, segretario nazionale della FLAEI CISL, Luca Cittadin, responsabile delle risorse umane Sogin, e Stefano Giudici, responsabile delle relazioni industriali Edison, che oggi sono stati ospiti qui a Mattina CISL. Grazie a tutti per averci seguito, buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi. Grazie.